Abbiamo iniziato un cammino a livello nazionale di riaggregazione dell'URA di tutta l'area democratico-cristiana. Vogliamo rafforzare quest'area, l'area del buonsenso, che serve molto a questo paese, serve anche in questa regione. Ci presenteremo alle elezioni sia a Chieri, a Vezzano, dovunque si vota con il nostro simbolo, così come abbiamo fatto alle regionali, ma vogliamo che il lavoro che noi abbiamo fatto alle regionali, che abbiamo fatto qua a Pescara, che abbiamo fatto ovunque, sia riconosciuto dagli alleati. Se così non fosse, naturalmente prenderemo le nostre decisioni. Nel caso della nostra presenza in regione, abbiamo contribuito a far vincere Marsilio, abbiamo contribuito a far vincere il centrodestra, l'abbiamo fatto anche con orgoglio, ma vogliamo che il nostro partito abbia pari dignità rispetto agli altri partiti. Se così non fosse, naturalmente assumeremo una decisione molto tranquilla, molto seria, che è quella di dare un appoggio esterno al presidente Marsilio. Questo discorso potrebbe valere anche per le amministrazioni locali, dove qualche frizione c'è già stata con il centrodestra? Sì, ma noi non possiamo partecipare e non essere poi ascoltati il giorno dopo. Noi abbiamo delle cose da dire e le vogliamo dire. Abbiamo già posto al presidente Marsilio quello di, insomma, vederci, incontrarci e sederci su un tavolo. Ad oggi è evidente, sotto gli occhi di tutti, che da parte del presidente non c'è stata nessuna risposta nei confronti del nostro partito, per cui diciamo che non è necessario che oggi venga deciso se dare l'appoggio esterno o meno. Mi sembra chiaro ed evidente che stiamo andando su quella linea. Io ovviamente rimarrò all'interno della maggioranza, ma deciderò volta per volta quelli che sono i provvedimenti e le leggi giuste e necessarie per il nostro Abruzzo.